Luca, l'indagine fotografica che avete portato avanti mette in risalto la storicità delle due municipalità, ma fa un rapporto con il come eravamo e come siamo adesso. Il disagio si evidenzia, ma si evidenzia anche la voglia di riscossa. Oggi per noi è una giornata estremamente importante, in quanto è il punto di arrivo di un progetto nato 2 anni fa. Questo progetto nasce da un corso di fotografia che ho fatto, in cui c'era un'esercitazione. Chiedevo agli allievi di raccontare il luogo che lo coinvolgeva emotivamente. C'è Fabio De Riccardis, ha scelto Scampia perché era un luogo dove era vissuto per 10 anni, e Monica Orini invece aveva scelto Gianturco, che era il luogo dove viveva. E poi da questi due progetti sono nate le passeggiate consapevoli. Cioè abbiamo deciso di portare un numero di persone a conoscere queste zone della città che sono i due confini. Scampia e Ponticelli sono i due confini della città, quindi sono i due estremi, sono dove vanno a finire i rumori di fondo della città e anche i problemi della città. Da queste passeggiate consapevoli è nata un'idea di formare dei gruppi di lavoro che provassero a raccontare la complessità della città. E quindi vengo alla risposta alla tua domanda. Il nostro tentativo è stato di raccontare la complessità, quindi non sottolineare gli aspetti negativi o solo gli aspetti positivi, ma raccontare la ricchezza e la complessità di tutto il territorio, che sono dei territori di grande appunto, complessità. Parliamo innanzitutto di realtà molto popolate. Sia Scampia che Ponticelli hanno grosso modo 70.000 abitanti. Ponticelli sicuramente ha una storia molto prestigiosa. Era il granaio di Napoli, cioè l'abbazia della Madonna della Neve, che è ricchissima e pregiatissima. Scampia invece è completamente nuova, quindi c'è una realtà completamente diversa. Quello che però abbiamo voluto è entrare in contatto con le realtà associative del territorio. Volevamo evitare quello che viene sempre fatto, di andare sul territorio, fare delle foto e poi dopo riportarle. Volevamo fare delle foto condivise. Quindi siamo entrati in contatto con le varie associazioni e i singoli reportage di 15 autori che sono stati miei allievi durante un corso sono delle microstorie che raccontano la storia della città, perché la storia della città è composta di tantissime microstorie. Se noi vogliamo provare a risolvere i problemi, vogliamo provare a creare un maggior benessere per tutta la città, è necessario conoscerla nel dettaglio. E quindi questo qui è stato il nostro apporto. Il nome attraversamenti significa sia attraversamenti dei luoghi, però anche attraversamenti dei luoghi istituzionali espositivi. Cioè noi abbiamo fatto prima 2 mostre a Santa Maria la Nova, sede della città metropolitana, dal titolo Tutti i colori di Scampia e Ponticelli. Poi queste mostre le abbiamo portate sul territorio e ora dal territorio ritorniamo in un luogo istituzionale come il PAN, che è una delle sedi espositive più prestigiose del comune. Oggi dovrebbe venire anche il sindaco per sottolineare la vicinanza dell'amministrazione al nostro progetto, quindi anche il tentativo di ridare un ruolo alla fotografia, ma fotografia che non è soltanto un oggetto estetico, ma è qualcosa che può incidere realmente sulla storia della città, e diventare un elemento di consapevolezza e diventare un elemento che faccia conoscere Napoli ai napoletani, perché purtroppo molti napoletani non conoscono la città. Quindi la fotografia come parte integrante del tessuto sociale. Parlavamo prima di riscossa, dagli scatti fotografici emerge anche questa esigenza. Più che emergere questa esigenza, emerge una necessità, emerge diciamo una realtà di riscossa. Cioè Scampia oggi forse è la parte della città in cui la realtà associativa è più forte. Cito il Gridas con Mirella, la compagna di Felice Pignataro, che è stato il primo a creare delle realtà artistiche all'interno di un quartiere che allora era molto più degradato di oggi. Il Mammut, la palestra di Pino Maddaloni, il centro Hurtado, e molte di queste realtà sono state raccontate dai fotografi in mostra. Ponticelli uguale, c'è il ruolo della parrocchia, c'è la Casa del Popolo,
ci sono, c'è la comunità di Sant'Egidio, è chiaro, ci sono anche realtà estremamente difficili come i Piani, che sono praticamente delle costruzioni in amianto realizzate nell'immediato post terremoto per emergenza, che però sono ancora abitate, come l'8-0, come appunto è una realtà che si è sviluppata in maniera slegata. C'è l'ospedale del mare, ci sono delle realtà insediative, c'è il centro storico, che non dialogano tra di loro. E quindi il problema è proprio questo: conoscersi e dialogare. Dalla nostra mostra è un piccolissimo tentativo, che però se si aggiunge ad altri tentativi può creare una comunità, e dove c'è la comunità è molto più difficile che siano attivati dei meccanismi negativi. Parlavamo prima di chiese che sono anche parte predominante appunto di queste realtà. La religiosità, attraverso gli scatti dei colleghi fotografi, quanto c'è di mistico e quanto c'è di religioso in queste due realtà? Allora, il ruolo della Chiesa è molto molto importante a Ponticelli. C'è stato il reportage di Lidia De Campora, che ha lavorato proprio sul ruolo della parrocchia e della religiosità all'interno della comunità, ma questo è importante anche a Scampia. Quindi ora mi fa molto piacere se intervisti i vari autori e ognuno di loro ti racconterà questo frammento di quartiere che ha individuato, perché il nostro lavoro collettivo, da lavorare insieme, è molto difficile. Questo qui è un altro dei grossi limiti della città: ci sono grandi prime donne, che però sono prime donne che non sempre hanno creato quell'humus culturale per far crescere la città. Noi invece vogliamo essere un gruppo, e quindi ora mi fa davvero piacere se intervisti tutti quanti gli altri. Grazie a Luca Sordo. Grazie. Ho voluto raccontare il centro Hurtado, che è un centro che si trova a Scampia, dove vengono accolti ragazzi, bambini di tutte le età, per attività ricreative, per corsi di musica. E quello che ho cercato di rendere nelle mie foto è l'energia che c'è in questo centro, la luce negli occhi di questi ragazzi che vedono una prospettiva diversa all'interno del loro quartiere. E oltre ai laboratori per i bambini, voglio ricordare che esistono anche dei laboratori per adulti, il lavoro degli adulti con un marchio fatto a Scampia per i laboratori di legateria e sartoria. E quindi in alcune foto era una realtà complessa da raccontare e ho cercato di fare del mio meglio per questo. Grazie. Allora, tutto parte dall'aver conosciuto il Comitato Vede Scampia. L'idea di raccontare le loro attività è nata assistendo alle loro assemblee periodiche settimanali. Stanno portando avanti una lotta che in questi giorni è su tutte le pagine dei quotidiani, perché ci sarà l'abbattimento finalmente della Vela Verde, la prima delle altre vele da abbattere. L'intenzione era quella appunto di raccontare il percorso che ha fatto questo popolo, perché loro si definiscono il popolo delle vele. In realtà loro hanno una connotazione molto politicamente molto schierata, ma soprattutto da un punto di vista sociale sono legati alla loro realtà, di cui vanno fieri, ma che non vogliono che vada avanti così come la vedete adesso, perché oggi parliamo di una realtà che è invivibile per la maggior parte di loro. Abbandonare questi che chiamano carceri speciali sarà una vittoria per tutti quelli che ci vivono, e la mia intenzione è stata quella di portare fuori un messaggio che altrimenti i più non conoscono. Tutto parte dall'idea che in questa periferia ci sia comunque un forte abbandono sociale e una solitudine che diventa mancanza di strumenti atti all'immaginazione, quindi insomma mancanza di strumenti e possibilità di immaginare un mondo diverso e quindi il cambiamento. E insomma in questo reportage ho provato proprio a comunicare questa
questa sensazione che si percepisce semplicemente camminando per le strade di Scampia, chiaramente questo non nega tutto il lavoro delle associazioni presenti sicuramente sul territorio, ma credo che ci sia ancora tanta strada da fare. E come recita la poesia di Cavafis, Costantino Cavafis, Itaca, mi auguro che il viaggio per tutti questi ragazzi verso quest'isola possa essere fertile in esperienze e ricco, e che non sia solo una possibilità per pochi. Quindi grazie. Di volontari e ragazzi immigrati che sono alle rotonde a Scampia. Le persone che al mattino, il sabato, preparano i panini che vengono distribuiti ai ragazzi che cercano lavoro. Un incontro che ruota intorno al pane, all'idea della comunione, dei piccoli gesti, delle piccole cose. La sede dei volontari che ho incontrato si trova di fronte alle vele qui a Scampia, e l'incontro è realizzato in piccoli gesti, nella quotidianità, persone che nella semplicità condividono e creano incontri ed integrazione, l'integrazione attraverso il pane e i gesti di ogni giorno. Si centra su un gruppo di ragazzi e sul loro percorso di formazione. Sono un gruppo di adolescenti che mette, diciamo, a frutto i propri talenti per cercare in qualche modo di riscattare e uscire dal quartiere. La prima sequenza rappresenta la band nei luoghi, diciamo, dove vivono, dove sono cresciuti. Successivamente, attraverso il varco della metropolitana, riescono a uscire, per misurarsi con il centro storico, in altre realtà anche a livello nazionale, e diciamo, mettere a frutto il proprio talento. Quindi, diciamo, il percorso di formazione umana e professionale. Io sono Jenny, chitarrista e cantante della band Why Not, e lui è Giuseppe, sassofonista e cantante. Noi siamo una band nata a Scampia nel 2016 con l'aiuto di due musicisti che fanno parte dell'orchestra italiana di Renzo Arado e di una manager, Silvana Di Biase. La nostra band Super Giù fa un genere che va dal pop al rock all'hip hop, è tutto un miscuglio, anche perché siamo tre cantanti e quindi ognuno di noi presenta la sua idea e viene unita poi dall'arrangiamento e dalla musica dei maestri che suonano con noi. Il nostro scopo era quello di portare, diciamo, un tipo di musica che purtroppo nell'epoca di oggi si è un po' perso, l'idea di fare musica perché piace, non fare un genere che magari ha soltanto il compito di andare nelle orecchie della massa. Il nostro scopo appunto era questo, quello di fare qualcosa che andava ben oltre le aspettative della gente, cioè fare qualcosa che avere un approccio diverso ad una forma d'arte che forse è una delle più importanti nel mondo. Cioè, perché non conta cosa fai, la tua passione qual è, ma conta il modo in cui ci dai il giusto approccio. Se l'approcci in un modo molto serio, può farti diventare una ragione di vita che può anche ucciderti. Se invece dai un approccio molto, molto superficiale, ti uccide comunque. Bisogna dare il giusto approccio alla cosa. Sì, il mio è stato un esperimento di fotografia sociale. L'idea è quella di raccontare un microcosmo all'interno di Scampia, quello delle case dei Puffi, ben noto ai media, alle forze dell'ordine, un fortino che è chiuso al mondo e che è conosciuto come piazza di spaccio. Io sono riuscito a entrare e a raccontare un'umanità invece dignitosa, coraggiosa, di tante persone che vivono in un contesto difficile ma che cercano di andare avanti.
ci sono bambini che conservano il sorriso e giocano nei cortili, ci sono anziani che cercano la luce del sole per sfuggire all'umidità nelle loro stanze, e ci sono tanti uomini e donne che con piccoli lavori, dalle pulizie al facchinaggio, cercano di portare avanti una famiglia in un contesto, ripeto, difficilissimo, ma che conserva una forte dignità e anche tanto coraggio. Del centro storico di Ponticelli. Il centro storico di Ponticelli è un centro antichissimo con delle architetture che risalgono ai tempi andati e sono organizzati prevalentemente in dei cortili dove un tempo la vita si svolgeva, la vita del cortile si svolgeva, e quello che ho evidenziato sono le architetture, in particolare anche questi colori bellissimi che rimandano anche un po' alla costiera, alla, insomma, alle costruzioni tipiche mediterranee. E mi sono occupata prevalentemente dei cortili che sono stati ristrutturati, perché a ridosso del terremoto dell'80 Ponticelli ha per fortuna ricevuto una serie di finanziamenti dallo Stato che gli hanno permesso di ristrutturare una buona parte di questi antichissimi cortili, che sono quelli che poi ho rappresentato all'interno delle mie, ho tentato di rappresentare all'interno delle mie fotografie. Salve, il mio lavoro è incentrato appunto sulla l'assistenza sanitaria che la comunità di Sant'Egidio offre con dei medici ovviamente volontari, i quali prestano servizio alla comunità rom non soltanto di Ponticelli ma di tutto l'Interland napoletano. Per cui in Ponticelli c'è questo ambulatorio dove settimanalmente si recano chi ne ha bisogno, sia da un punto di vista pediatrico che per qualsiasi tipo, diciamo, di problema di natura medica. Marco, che difficoltà hai incontrato durante questo percorso? Ma diciamo che in questo sono stato molto agevolato e aiutato dal supporto dei volontari della comunità di Sant'Egidio, perché ovviamente quello rom è comunque un mondo un po' chiuso, e quindi avere accesso sia ai campi dove loro vivono e sia poi ovviamente poterli fotografare liberamente non è una cosa immediata. In questo senso c'è bisogno di un mediatore che ti supporta e ti introduce. Possiamo notare Anna, che è una ragazza che ho conosciuto a Ponticelli, precisamente alla circumvesuviana, e diciamo che ho cercato di raccontare Ponticelli, alcuni scorci soprattutto della periferia, attraverso i luoghi che Anna ha vissuto. Diciamo che io ho cercato di seguire comunque le mie sensazioni, però in qualche modo seguendo le sue di emozioni, perché in qualsiasi posto, insomma, in qualsiasi posto lei mi ha portata è stata una bella emozione, e scoprire posti che comunque, insomma, sono poco conosciuti, ed è una realtà che deve essere raccontata perché ha bisogno comunque di un futuro. Allora, al centro del progetto ci sono le mani che io ho paragonato a zolle di terra, cioè sono mani che appartengono
proprio all'origine di Ponticelli, quindi mani contadine. Lui e lei come se fossero gli avi di questa storia. Accanto abbiamo quelli che sono i granai, che sono stati ritratti in una dimensione quasi magica, quindi come se tutto fosse ancora immutato. E dall'altra parte invece abbiamo la Ponticelli di oggi, e quindi i granai come sono stati inglobati nella crescita successiva. E questo è un omaggio al quartiere dei Gasperi, al quale sono molto legata per la storia nota, complessa che ha avuto. Ponticelli ha voluto raccontare la sua religiosità e l'amore che i ponticellesi hanno nei confronti della Madonna della Neve. La Madonna della Neve viene festeggiata il 5 agosto e qui in questa fotografia si ritrae proprio l'uscita dal santuario, quindi il culmine della festa. Il culmine della festa che però non parla della fine della festa, ma è l'inizio della preparazione dell'amore che ha Ponticelli nei confronti della Madonna. La Madonna che vive sempre tra i suoi fedeli, la Madonna che guarda sempre al suo popolo, la Madonna che rientrando dopo la festa non gira mai le spalle, non volta mai le spalle al suo popolo. La Madonna viene accudita, cercata, chiamata, invocata ed è sempre presente, anche quando si rientra a casa e viene colata. Alcune delle foto sono improvvisate, altre come se fossero predisposte. Vediamo anche una bella ragazza in immagine nell'ultima foto in basso a destra. Sì. Ci vuoi descrivere la foto ed eventualmente anche la persona? La persona. Dunque, la persona si chiama Tina, la ragazza si chiama Tina. È una ragazza che frequenta la parrocchia. È il capo coro la domenica mattina e vive attivamente la parrocchia. Il suo è un amore sincero nei confronti della Madonna ed è qui con noi. Ecco qui, la sorpresa, Tina è qui con noi. Emozionata e ti ringrazio per tutto questo. E ci accomuna proprio questa nostra devozione per la Madonna. Sono stati momenti particolari dove abbiamo vissuto insieme quegli atti che dico che sono stati davvero fondamentali per noi, anche perché hanno alimentato questa nostra conoscenza. La Madonna è simbolo di alleanza e noi la viviamo in modo particolare i ponticellesi, perché sul suo manto, sotto il suo manto, noi ci proteggiamo e quindi questa cosa rende al momento anche della celebrazione di questa issata al carro della Madonna, rende questo momento particolare, dove Lidia ha raccontato la storia e dove la storia della vostra mamma e della nostra mamma e di tutte le persone che si avvicinano poi a lei, che è una cosa che ci accomuna tanto. Io ti ringrazio grazie di cuore veramente per tutto quello che è successo e quello che è stato. Grazie. Il mio progetto fotografico è sulla Circumvesuviana, quindi un mezzo di trasporto che lega Napoli alla sua periferia, Ponticelli, quindi e viceversa. Ho scelto di trattare il tema del viaggio e quindi quello dell'attraversamento, appunto, in un certo senso, dal centro città alla periferia come praticamente un luogo, come un luogo che deve essere ridefinito tutte le volte attraverso le persone che ci viaggiano all'interno, creando delle identità territoriali che possono cambiare di volta in volta attraverso le persone, appunto, che ci viaggiano e che utilizzano questo mezzo di trasporto. Ce ne sono altri.
Buongiorno sindaco. Ciao, ciao. Ciao. Come va? Progetto, le cose che volevo dare il catalogo. Oggi c'è la presentazione. Sì. È stato il grafico, ho fatto tutta la presentazione grafica, il reportage. Bella questione, infatti l'altra volta pure quello veniva, stava a Roma. Avete fatto l'inaugurazione? Sì, 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 abbiamo fatto l'inaugurazione sabato. Ed è stato un progetto collettivo di 15 autori che hanno raccontato la complessità del territorio. Incrociando i due quartieri. Infatti, sì. Due quartieri che sono poi anche i due confini della città. Bellissimo, ma la il sindaco ci ha seguito in tutto. Belle cose. Che si emerge? Questo è il posto di Cipro, è San Pietro. Ah, comunità di San Pietro. Ogni persona è persona. Ah, ok, perfetto. Cioè, anche senza il documento è una persona. Ci troviamo su questo. Sì, ma Salvini, cioè, è persona, è persona. Anche... Certo, è ovvio che vorrei fargli vedere un attimo gli altri. Sì, sì, vedo tutto. Come va? Queste invece sono delle panoramiche sul Ponticelli, il centro storico e il 0. Questa è una famigliola, per esempio, di 28 metri quadrati, un basso questo. È un basso a Ponticelli, dicono una stanza. Parte delle loro cose ce l'hanno sul muro di fuori, praticamente. Questo è l'ospedale del mare. Sì, questo è bellissimo, lo zero preso dall'alto. Bellissimo. Questi sono i cortili, questi sono i cortili ristrutturati. Questi ce ne sono diversi a sì, c'è tutto un lato della strada centrale del centro storico che sono stati ristrutturati dopo l'80 con i finanziamenti pubblici e sono l'orgoglio del c'è il collegamento tra Ponticelli e il centro di città, che è la circonvesuviana, che è mezzo del loro anno per fare avanti indietro. Poi c'è il ci sentiamo dopo una volta. Questa è la sala sua.
bianca totalità. Si fanno l'integrazione attraverso il pane. Gratitudine e iniziativa. Ivan al mattino, prima di cercare lavoro, dà una mano a preparare il pane, i panini che poi vengono dati alle rotonde ai ragazzi. La fiamma della volontà è il lavoro che gira intorno al pane. Ieri stavamo con loro in consiglio comunale, che stiamo, ormai ci siamo, ormai siamo lunedì, cominciamo l'ultima parte del trasferimento, quindi è stata una fatica incredibile, però grazie a loro siamo riusciti a fare questa, sono proprio emozionato, vedo loro, è una cosa storica, veramente bellissima, è una conquista degli abitanti e della città, chiaramente, ma loro sono stati determinati. Loro sono stati determinati. Assolutamente, avrebbero creato un rapporto veramente straordinario. Questo è il centro stato di Sabrina e qua. Il centro stato è una realtà di scampia, però poco conosciuta anche all'interno della stessa scampia. Però fanno musica, c'è musica libera, comprate l'ultima volta al carnevale. Al carnevale, quando il carnevale peccato che quando no, c'era ieri raccontare l'allegria, i colori, la gioia che viene portata per le città sporca, la gioia, ma proprio lei questa, proprio lei sì, lei è la protagonista, non c'è un mio reportage. C'è il progetto Itaca che è di Aurora dove sta fatto? Ho solo appena in realtà con la fare gli strumenti all'immaginazione, quindi immaginare un po' diverso. E questa scambia grazie, una foto di solito. Ok. Ok, grazie. Ti seguiamo adesso, eh? A Madonna della Neve, sindaco. Certo. Grazie. Ci serve un po' della protezione. Ok, grazie. Io. Con ringraziamenti ringrazio il sindaco per essere intervenuto, ringrazio tutti per essere arrivati, spendo giusto due parole sul progetto per l'intero. Il nostro vuole essere, diciamo, un piccolo impegno anche sociale per cercare di porre l'attenzione sul territorio, sulle persone, anche su quelli che sono i problemi e non, perché abbiamo cercato di pensare anche a tutte le cose buone che poi abbiamo trovato nel nostro giro per le periferie. E ci abbiamo messo tutto il nostro per cercare di dare quanta più umanità possibile anche alle foto e tutto quanto. E Francesca si è occupata del progetto grafico, oggi siamo qui per la presentazione del nostro catalogo, di cui andiamo fieri, perché Francesca è stata particolarmente brava. E magari ci dirà lei due parole più approfondite sul progetto. E il nostro esimio professore Luca Sorbo si è occupato ovviamente della cura e dell'organizzazione di tutta la mostra, insieme a Fabio e De Riccardis e Lidia De Campora. E quindi
vi lascio, magari se lei vuole spendere due parole su quello che ha potuto vedere, le lascio la parola. Grazie, sì. Io già volevo venire il 23, poi stavo a Roma al corteo sull'ambiente, però sono contento di essere qui, non solo alla presentazione di questo catalogo che poi vedrò con attenzione nelle prossime ore, ma anche perché ci tenevo a vedere la mostra che in parte conoscevo e vi devo fare i complimenti a tutte le fotografe e i fotografi, perché sono fotografie bellissime dove esce fuori soprattutto l'umanità. L'umanità che io ho conosciuto in questi 8 anni di sindaco, esattamente nei luoghi che avete illustrato, e credo che hanno una grande potenza queste foto. Spesso noi ci concentriamo sulle parole, ma le fotografie secondo me hanno un impatto ancora più potente. Approfitto per dire solo 2 cose e poi taccio, perché anche perché sono loro, siete voi, oppure ho una mattinata di impegni importanti, però ci tengo perché sono 2 obiettivi molto diversi tra loro ai quali tenevo tanto. Uno è quello delle vele. Da lunedì, da dopodomani fino a venerdì ci sarà il trasferimento finale degli ultimi nuclei familiari negli alloggi popolari. Un'altra parte andranno negli alloggi di un'altra vela che viene liberata. L'8 aprile consegneremo le chiavi alla ditta che si è aggiudicata i lavori per l'abbattimento, che tra l'altro è una ditta che ha denunciato il racket, una ditta di consumo, quindi un altro significato importante. Ma perché ve lo racconto? Perché senza il comitato vele questo obiettivo non si poteva raggiungere. Quindi il senso di legalità, una parola che la voglio usare in modo appropriato, senza quel senso di giustizia, di legalità e di dignità che ho conosciuto in questi 8 anni, in momenti difficili, perché tutti i conflitti, i contrasti, gli incontri passano anche attraverso certe volte la durezza, ma l'emozione che ho vissuto quando qualche mese fa abbiamo fatto al comune gli ultimi abbinamenti degli alloggi e vedere le famiglie con che dignità e gioia si trasferivano da quei luoghi che voi avete descritto ad alloggi in cui c'hai il minimo indispensabile che ogni famiglia dovrebbe avere, un'emozione che non dimenticherò mai. E la seconda è invece un risultato che sembrava, che non è stato ancora reso pubblico, approfitto perché ci sono le foto, lo dico per la prima volta pubblicamente, che è una cosa che a me angosciava profondamente, che sono i bipiani di Ponticelli, perché là c'è un progetto approvato da molti anni ma mancavano i soldi. Ho fatto una trasmigrazione di soldi dalla città metropolitana al comune di Napoli, non ve la sto a raccontare, ne abbiamo parlato l'altro giorno in prefettura, abbiamo trovato quel 1,5 milioni che serviva, entro l'anno quelle baracche piene di amianto saranno buttate a terra e le persone saranno sistemate, quelle che lo vorranno, degli alloggi temporanei che realizzeremo nella città di Napoli entro la fine dell'anno. E questo accade perché c'è gente che denuncia, questo accade perché c'è gente che fotografa, questo accade perché c'è gente che non perde la propria dignità. E poi l'ultima cosa, sono contento che abbiate portato questa mostra qua, che è il nostro luogo della città, questo è il Museo delle Arti Napoletane, che prima si facevano le feste private, oggi invece è il luogo di chiunque ci proponga una mostra, purché sia ovviamente di qualità, e noi li ospitiamo, perché credo che sia il modo migliore per far conoscere la verità e la bellezza, anche nella sua crudeltà, nella sua drammaticità certe volte, ma la bellezza dell'umanità. Quindi vi voglio davvero ringraziare perché siete molto bravi e speriamo di rincontrarci presto in altre iniziative importanti per la nostra città. Grazie. Sindaco, per la sua presenza, la vicinanza al nostro progetto ci ha incoraggiato tantissimo. Io ringrazio i 15 fotografi, che spesso sono tutto un lavoro collettivo dove tutti abbiamo messo il massimo impegno. Diciamo, già abbiamo parlato del progetto Le Cose, quindi do la parola a Francesca che ha realizzato questo progetto grafico davvero molto molto interessante e sarà, diciamo, il documento di questa nostra esperienza, oltre il video che sta facendo Bruno Emone, che ringrazio tantissimo per la sua presenza. Quindi chiedo a Francesca di parlarci del progetto. Buongiorno. Il progetto grafico è un momento dedicato di un catalogo, di una mostra, quella che è la veste esterna di quello che poi racconteremo successivamente. E al di là del titolo, del tema che comunque vengono assegnati, c'è un momento di riflessione proprio interno, cioè come raccontare questa storia. E il catalogo diventa anche esso stesso una storia, e quindi siccome la storia era un attraversamento tra periferie,
ho lasciato in grigio ciò che era la periferia e ho dato colore al concetto, sempre comunque con una certa continuità, perché questi criteri che uno adotta nel raccontare poi saranno quelli che getteranno le regole, che sono tipografiche, ma sono anche di impaginazione, ma sono anche poi concettuali. Quindi anche la parola stessa, attraversamenti, non è, è stata un attimo rivista, cambiando il senso dell'attraversamento, cioè attraversare con la mente. Allora ci voleva un distacco, secondo me, tra la parola e il concetto stesso. Quindi mente si è capovolto ed è diventata una modalità di lettura diversa della periferia. Nello stesso tempo era un catalogo che non poteva avere una copertina principale, ma doveva raccontare con eguale dignità e rispetto entrambe le periferie. Già concetto discutibile chiamare sempre periferia ciò che è parte della città, cioè diversi quartieri. E quindi lo stesso catalogo si ribalta, nel senso che io che racconto come fotografo in realtà darò il catalogo dalla parte mia, dalla mia visione della, e quindi sarà o scampio o conticello. All'interno poi si susseguono, diciamo, i singoli progetti in cui c'è solo il ricordo, diciamo, di ciò che era la parte verde al margine per lasciare spazio a quello che poi è la fotografia di ogni singolo. Al centro accade qualcosa, cioè accade qualcosa che ci dice sei tu che guardi. Gira il catalogo, perché questa è la fine, te lo devi girare. In questo gioco chi gira e rigira si scoprono diverse storie. Questa è stata, diciamo, più o meno la linea guida di questo progetto, che poi è nata nell'invito, anche l'invito è un elemento, non so, ce l'ho con me. Sì, ce l'ho con me, è un invito che anche questo, come viene dato, donato per me, così rispetta sia Ponticelli che Spazio. Grazie. E i singoli fotografi. Quello che ho roll up diciamo è questa specie di fotogramma che scorre di questa periferia che ormai c'è quasi indifferente, che attraversiamo senza guardare e quindi scorre, e lì dove c'è il verde accade qualcosa, accade che c'è una mostra, mentre invece l'immagine scorre e si interrompe senza diciamo dare un senso all'interruzione, perché questo modo che noi abbiamo di percepire la periferia come qualcosa di esterno a noi, alla città. Spesso diciamo andiamo in città, cioè andiamo a Napoli, non andiamo, diciamo, in un altro quartiere di Napoli. E, diciamo che questo è stato più o meno quello che ho seguito in tutto il progetto. E anche nelle due immagini, periferia e Ponticelli, sono immagini che si incastrano in questo grigio sbiadito, in attesa che qualcosa dia colore. E in questo momento è attraversamento. Questo più o meno è il senso del mio progetto. Ringraziamo tutti, ringraziamo il sindaco. Buona giornata. Grazie a voi.